Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 Manager. Siamo pronti per il nostro secondo episodio dove andremo a mettere le nostre gomme in pista per la prima volta. Il nostro buon Attilio Grancassa sta cercando di gestire il team Alfa Romeo, che non è propriamente il top al momento, però cerchiamo di fare qualcosina. Dal punto di vista delle strutture, vabbè, abbiamo migliorato un pochino delle strutture operative, nel senso che abbiamo migliorato il centro visite, che è quello che ci dà qualche soldino, pochi, però ci stanno. Nel mentre stiamo nella ricerca e sviluppo, aspettando delle migliorie, o meglio, siamo a livello di progettazione, quindi manca ancora tanto, perché progettazione poi dobbiamo passare alla produzione. Io mi raccomando, ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare like, a condividere il video e soprattutto anche a commentare per farmi sapere la vostra, anche per l'algoritmo di YouTube, che se commentate e vi vede partecipi, insomma, con like e commenti vi lancio anche dei feedback proprio tra capo e collo, non fa male, quindi potete farlo. E siamo, come detto, in procinto di approcciarci al Bahrain, quindi andiamo, Questi sono obiettivi gli obiettivi prestazionali. prestazionali del prossimo weekend. Se li raggiungiamo, ci aspettano introiti extra. In caso contrario, non sono previste penali per il team. E già questa è una buona cosa, l'importante è che non ci siano penali. Allora, ogni weekend di gara gli sponsor ti proporranno vari obiettivi per motivare la squadra. In caso di completamento di questi obiettivi, gli sponsor ricompenseranno finanziariamente la tua squadra. Poi le garanzie, inoltre è possibile aggiungere garanzie. Le garanzie riducono il compenso base del weekend, ma il bonus ottenibile raggiungendo l'obiettivo garantito supera la riduzione, quindi è una scommessa. Aggiungere una garanzia è un rischio, tuttavia in caso di successo le ricompense saranno maggiori. Tipologia di obiettivi: gli obiettivi prestazionali si riferiscono alle qualifiche, alla gara vera e alla gara vera e propria o a una sessione di risultati positivi. Le serie positive sono obiettivi che coinvolgono più gare e che richiedono di inanellare buoni risultati per il numero di weekend indicato. Allora, obiettivo qualifica. Ah no, non possiamo fare niente. Ah no, modifica, giustamente. Pensavo di poter cliccare. Allora, abbiamo raggiungi Q2, raggiungi Q3. Insomma, ricompensa potenziale, perdita potenziale. Raggiungi Q2. Non lo so. Allora, qui giro più veloce. Ma come giro più veloce? Serie posizione finale, numero di piloti 2, posizione finale almeno 15esimi, serie positiva 3. Qua la posizione in qualifica, diciamo, con un pilota dobbiamo arrivare almeno 14esimi. La garanzia non ce la metto. Giro veloce non ce la faremo mai. Come garanzia che ci possiamo mettere? Posizione finale 14esimo. Mi giocherei più questa rispetto al giro veloce. Certo, il giro veloce magari alla fine uno dei due lo sacrifichi. Ce la facciamo arrivare a 14esimi? Sapete qual è il fatto? Che non avendo ancora provato niente potrebbe essere complicato, ma noi comunque ci proviamo. Azzardiamo. Le serie non ci metto garanzia. Facciamo sta scommessina, dai. Perfetto. Allora, andiamo a vedere anche il circuito per quanto ce lo faccia vedere in generale. Allora, ci fa vedere qui un po' il circuito, ci fa vedere anche le strategie previste. Qua, come detto, carta e penna, ci dobbiamo segnare un po' di cose. Soprattutto ce le possiamo segnare dopo che abbiamo fatto il nostro le nostre prove libere, per vedere un pochino quanto durano gli pneumatici. Comunque, tutti quanti indicano un paio di soste con due soft e una media. Quindi su questo ci siamo. Certo, c'è da vedere se fare prima due soft, poi la media. Media soft, soft media soft, forse. Almeno partono più sprint. E proviamo ad andare al weekend di gara, signori. Vediamo, dai. Ci facciamo, magari me le faccio io le prove libere, o comunque vi faccio vedere un po' la panoramica del tutto. Non lo so, Benvenuti però in qua cerco di Bahrain, amici accorciare un spettatori. pochino, La magari. Formula 1 è qui. Squadre e piloti sono tutti qui per lo stesso motivo: vincere. Ma la stagione è Non tutti, lunga però. e dovranno dimostrare di reggere la pressione della Formula 1.
Il Bahrain è un piccolo stato, ma i tifosi sulle tribune stanno dimostrando un grande cuore. Di sicuro, qui ci aspetta un altro fantastico weekend all'insegna dei motori. La McLaren farà scendere in pista un nuovo pilota, è un'opportunità, ma anche un rischio. Rimanete con noi. Io lascerei i titolari, onestamente. Nostro terzo pilota, comunque la crescita non è eccezionale, quindi sei non conviene neanche. Con la squadra. In genere, il fine settimana prevede 3 sessioni di prove libere, una sessione di qualifica a eliminazione, infine la gara. Proseguendo nella stagione, incontrerai formule diverse, come le sprint. Ok. Vabbè, le prove, durante le prove le qualifiche con la, le squadre collaudano le componenti auto, fanno familiarizzare i piloti con il circuito e mettono a punto gli assetti delle vetture. Le qualifiche adottano un modello a eliminazione nel corso di 3 turni. I piloti competono per ottenere il miglior tempo, vabbè, quello lo sappiamo. E vabbè, stessa cosa anche qua, la gara, vabbè. Più che altro le prove libere... Tutto pronto, possiamo proseguire. Allora, qui abbiamo, come detto, i nostri obiettivi. Rapporti non ne abbiamo. Possiamo andare alle prove del venerdì, dai. Andiamo a vedere un pochino come si comportano le vetture. Temperatura ambiente, 29, ok. Questa è l'area di preparazione della gara. Qui puoi effettuare tutte le modifiche necessarie in vista della sessione di prove libere. Ok, si potrebbe... Prima di affrontare una sessione, la squadra preparerà un piano di run che potrai rivedere e modificare. Ricorda che il consumo delle gomme durante le prove libere inciderà su quali pneumatici saranno disponibili nelle qualifiche e in gara. Questo pure non mi ricordo. Consulta il piano di run e le varie opzioni a disposizione, poi potremo procedere. Mi sa che ce ne ridanno qualche gomma, ma non mi ricordo. Perché una cosa che dovremmo fare, allora, con le mescole dure che in linea teorica non dovrebbero essere usate per la gara, però loro fanno, vedi, acclimatamento tracciato, conoscenza dei componenti e soddisfazione assetto, si potrebbe utilizzare per fare l'assetto, quindi una run più lunga magari per farli preparare un pochino. E poi nelle altre prove libere proviamo una volta le medie, una volta le soft, per vedere quanto riescono ad andare. Facciamo questa prova per il momento. Allora, le dure ne abbiamo 2, morbide 8, medie 3. Le dure ci dice più o meno quanto potrebbero durare. Limiti giri 64, vabbè, mi sembra eccessivo. La gommatura bassa all'inizio non aiuta, però a noi al momento ci serve solamente per testare un pochino. Il piano di run lo facciamo anche un po' più lungo, 20 giri, tanto poi andiamo anche avanti. Modalità passo, carburante, strategia Hertz, lasciamo normale. Mettiamo dei piani di run perché sennò rientrano subito ai box, vediamo. Così andiamo a vedere un attimino per farli familiarizzare. Di gara, puoi scegliere di gestire in prima persona le sessioni di prove oppure di lasciare il controllo alla squadra. Ah, ok. È il tuo primo weekend, quindi dovresti lasciare la gestione delle sessioni di prove alla squadra. Ok, lo dice lei? Ah no, lo devo fare per forza. Ma no, ma scusa. Vabbè, lo dobbiamo fare per forza, signori. Sì, però volevo... Vabbè, va, vediamo. Purtroppo sì, te le fa simulare tutte e tre. Speriamo che riescano a fare l'assetto, che capiscono qualcosa della... Non lo so, signori, avrei fatto io, però vediamo. Vediamo un attimino. 18° e 20°. Bravi, bravi. Bottas ha provato anche le soft. Beh, almeno lui l'ha fatta con le dure sto tempo. 20 giri ha fatto lui e 18 lui. Ne hanno fatti pure pochi. Oddio, dipende, dai. Sainz ne ha fatti pochini però. Vabbè, questo è, signori. Non per è che... Per massimizzare le prestazioni, la squadra collabora con il pilota su 3 aspetti. Acclimatamento al tracciato, conoscenza dei componenti è stato più e bravo. Assetto dell'auto. Questo ruolo spetterà anche a te nei weekend successivi. Vabbè, il primo facciamolo così. L'esperienza di un pilota in questi 3 ambiti accresce il suo livello di preparazione, che si ripercuote sulla sua fiducia durante l'intero weekend di gara. Quando gestisci in prima persona le prove libere, sperimenta con l'assetto dell'auto e assicurati che i tuoi piloti restino in pista abbastanza a lungo da poter fornire il proprio feedback. Sì, ok. Poi, vabbè, lo vedremo nel prossimo weekend. Vabbè, io non posso fare niente. Il problema è che non so quanto durano le gomme, mo.
È quello che mi serviva abbastanza come cosa. Vabbè. Benvenuti, siamo alle qualifiche. Pronti a entrare nel vivo? Vai, vai, andiamo nel vivo, andiamo nel Ok, vivo. siamo alle qualifiche. I risultati determineranno le posizioni in griglia della gara. Non la vedo Le bene, però. qualifiche si svolgono in tre sessioni a eliminazione, a cui possono via via accedere solo i piloti più veloci. C'è da dire che quel 14° posto che abbiamo azzardato adesso mi sembra effettivamente un po' cestino, eh. Comunque. Rapporto post-sessione, prestazioni mescola. No, mi devi dire quanti giri, ma proprio, cioè, panoramica, questo è proprio loro la prestazione della mescola o no? Cioè, nel senso, vorrei capire se... No, però se ci dà 21, da 21 a 30 è proprio a cazzo di cane come cosa. Vabbè. Oh, signori, lo facciamo random. Che vi devo dire? Allora, mescole, vabbè, soft, componenti auto, va bene. Assetto auto non lo vado neanche a cambiare perché vorrei pure far... Cioè, potrei far danni, non ho la possibilità di capire. Male sui rettilinei. Un giro lanciato e poi va bene. Lui l'assetto cosa c'è di male? Stabilità in frenata. Vabbè. Mescole, Come nel caso delle prove, la squadra può gestire ok. per te Stavolta anche le faccio io però. qualifiche. Per questa volta sperimenta in prima persona per familiarizzare prima del giorno della gara. Un minimo. Tanto faremo solo l'Q1, non è che ci tiene impegnato troppo la cosa, I piloti dovranno segnare il loro miglior tempo sul giro per avanzare alla successiva sessione di qualifica. Le 5 auto più lente saranno eliminate. D'accordo, fai uscire un'auto per il suo primo giro e vediamo come va. Allora facciamo uscire Bottas. Vabbè, vediamo le ste prime schermate così tanto per andare un po' Bottas. Vediamo un po' di spazio. E poi subito giù. Radio check. Allora, al momento credo che non possiamo controllare granché, eh. L'unica cosa che voglio andare a vedere è un po' le telecamere. Questo è il giro lanciato. Radio Il check. giro di lancio, non il giro lanciato. Yeah, radio check. Loud and clear. Scalda le Load gomme, out, bravo load out. Valtteri. Yep. Works the brakes. Che figata, c'è Copy. anche la cam. Come nella realtà che hanno aggiunto la cam nel casco. Guardalo, Durante il Valtteri. weekend di gara tutto accade molto in fretta. Lo Se hai so. bisogno di riprendere fiato, puoi mettere in pausa quando vuoi. Ah, Ovviamente, ok. se preferisci, puoi anche velocizzare lo scorrere del tempo. Cosa che faremo? Non è che ci La facciamo la mappa gara offre una 100-100. panoramica del tracciato e di tutte le auto. Su ogni monoposto sono montate diverse telecamere che permettono di seguire gli eventi da diversi punti di vista. Ricorda che durante la sessione dovrai gestire due piloti, quindi tieni sotto controllo entrambi. Inoltre, puoi usare la visuale dal casco del pilota che ti immergerà completamente Infatti, nell'azione di no. gara. Ci siamo già buttati in realtà. Ok. Allora, vediamo cosa abbiamo. Qui i tempi. Qui gli stinti. Allora, qua non Il so livello di se. fiducia dei piloti può variare in positivo o in negativo nel corso del weekend di gara in base agli eventi in pista. Qui puoi tenere d'occhio gli eventuali cambiamenti. Un pilota con un elevato livello di fiducia garantirà prestazioni migliori e un rischio minore di incidenti in pista. Un pilota con un livello di fiducia non ottimale, al contrario, avrà prestazioni peggiori e un maggiore indice di rischio di incidenti. Sì, non ho visto comunque dove sta l'indice di fiducia, però va bene. Qua abbiamo le componentistiche, pneumatici, gruppo propulsore. Ok. Qua vediamo la pista. Ok. Immagino che andando avanti. Vabbè, andiamo avanti un pochino quando vai col per 4. Ok. Allora, adesso dovrebbe fare il giro lanciato Valtteri Bottas.
Non gli dobbiamo dire niente perché già lo sanno che devono spingere. A Norris, che sta scaldando le gomme, potrebbe un pochino rallentarci. Vai sul dritto, passalo. Bravo Norris, spostati. Mentre Zhou è libero da problematiche di impeding. Vediamo cosa fa segnare. No, non è vero, Zhou è arrivato su Norris. Il primo giro lanciato è non perdere di vista la classifica durante la sessione. Dobbiamo restare fuori dalla zona di esclusione. Al termine dei giri lanciati, il pilota rientrerà automaticamente in garage. Ok, adesso quindi si fa il giro di rientro. Remember, follow data, minus on target. Over the line, charge on, charge on. Copy. E volevo... Allora... Ah, no, così va. Allora, vabbè, adesso stanno rientrando. Li facciamo rientrare, Bottas. E Zhou? Il pilota è rientrato in garage. Devi riconfigurare l'auto prima di rimandarlo in pista. Diamo un'occhiata. Il momento Zhou è ultimo, Bottas è penultimo. Molto bene, 14° posto, proprio sotto controllo. Qui puoi vedere tutte le mescole disponibili per il weekend. Durante una gara su asciutto è obbligatorio usarne almeno due diverse. Allora, le prime condizioni delle gomme si riducono progressivamente fino a... Ok, la perdita di aderenza comporta una riduzione della velocità. Quante condizioni o problematiche raggiungono zero, si verificano danni irreparabili. Va bene. Mescole morbida, media e dura. Più lenta ma più resistente. Vabbè, lo sappiamo. E intermedia, pista bagnata da 1 a 4 mm. Pista molto bagnata, 4 mm in più. È la pioggia vera e propria, quindi mettiamo le full wet. Allora, adesso rimettiamo queste gomme... Sì, vabbè, stava su fresche, non è che... È inutile sostituirgliele. Stessa cosa pure a lui. Tanto non è che possono far miracoli se gli cambi le gomme. Adesso aspettiamo un pochino magari che si gomma la pista. Allora, ci hanno messo 1.30, quindi forse 2 minuti ci mettono per... Beh, non ce la faranno mai nella vita comunque. Facciamo uscire nel finale magari. Allora, Zhou e Bottas, adesso li facciamo fare quest'altra sessione, quest'altro mezzo. Allora, vediamo un attimino che... Allora, Zhou è partito per il suo giro. Bottas anche, non hanno nessuno che gli dia fastidio. Qua non dobbiamo dirgli niente per quanto riguarda il ritmo, i sorpassi e quant'altro. Poi in gara ci sarà da gestire un po' tutto. Al momento sono entrambi eliminati. E dubito che possano riuscire a far meglio di prima. Non hanno concluso niente. Bravi, bravi. E vabbè, mo rientrano. Non... Box the slap and cool the engine. Ah, yeah, copy. Altrimenti dovevamo dargli la... Non ce la fanno a fare un altro giro perché 1.30 non lo fanno neanche il giro veloce, mi cazzo vanno qua. Vabbè, vabbè. E... Signori, 18-19, Piastri... Ah, Piastri ha finito. E Piastri ha fatto qualche errore allora. Non siamo riusciti a qualificarci per la prossima sessione, ma è solo il primo weekend della stagione. Per migliorare. Per peggiorare no, peggio di questo. Poteva fare 19° Bottas. Madonna, quest'anno la...
l'alfa, cioè game al momento, non propriamente il top. Molto bene. È il momento di darsi battaglia. Battaglia. Vai, vai. Il Bahrain ha ospitato alcune delle gare più emozionanti di sempre. Sì, come l'incredibile vittoria di Sergio Perez nel 2020, dopo una rimonta dall'ultimo posto. Per favore, non mi parli di Perez. Che impressione ti ha fatto Joe Guanio questo weekend? Pensi che abbia buone chance in gara? A dire non vero, arrivare. Sembra che abbia problemi a ottenere il massimo dalla macchina. Forse è questione di bilanciamento o solo mancanza di fiducia, ma qualcosa deve cambiare. Le squadre avranno molto lavoro da fare se vogliono che i piloti e le auto riescano a sopportare questa pressione qui in Bahrain. Allora, signori, qua dobbiamo gestire un pochino, credo la strategia ce la fa scegliere dopo. Nel corso di una gara, un singolo set di gomme si usura completamente. Dovremo quindi rientrare ai box per sostituirle almeno una volta per pilota. Che strategia è questa solo dura? Considerato che ogni pit stop ha un costo in termini di tempo, è fondamentale analizzare la situazione e scegliere il momento giusto. Allora, strategia, prima di una gara è possibile elaborare gara prevede pianificare le soste box, il giro in cui avranno mescolare le gomme da montare. Prima di ogni gara la squadra di proporre delle strategie, ok. La fase di pianificazione della strategia, puoi analizzare le opzioni pre-gara, consulta le previsioni del tempo e prepara alternative per ogni evenienza. Puoi creare la tua strategia da zero, modificare una suggerita. Mentre preparare una strategia ti assicura di rispettare le regole del cambio gomme obbligatorio. Strategia in tempo reale, le strategie possono rappresentano solo un riferimento e possono essere successivamente ignorate. Allo stesso modo è possibile iniziare la gara senza alcuna strategia pronta, meglio di no. Anche senza una strategia è comunque necessario effettuare soste. Se preferisci, puoi impostare una strategia gomme per ogni pilota prima della gara. Dobbiamo scegliere il momento migliore per effettuare le soste ai box. Yes. Allora, andiamo con la nostra weekend, la squadra strategia. Redigerà varie strategie tra cui scegliere. Vediamo cosa consigliano per questa gara. Qui puoi esaminare le diverse strategie suggerite. Se un'idea del team ti sembra convincente, non devi far altro che confermarla. Allora, non so se variare... Se pensi che un approccio differente possa funzionare, puoi modificare le strategie esistenti, oppure crearne una da zero. Altrimenti, è possibile aggiornare la strategia durante la gara, per rispondere in tempo reale agli eventi e trarne un vantaggio. Allora, mi sta venendo in mente di fare qualcosa di molto strano, magari con una dura effettivamente tipo per Zuke ultimo, per cambiare qualcosa, oppure semplicemente facciamo due strategie diverse con Bottas soft, media soft. Stabilita una strategia, confrontati con l'altro pilota per confermare anche la sua. Sì, sì. Allora, proviamo a fargli fare... In realtà potremmo anche modificare un pochino. Se riusciamo... Beh, oddio, in realtà poi lo facciamo spingere di più, quindi le gomme gliele facciamo comunque consumare. Pneumatici attuali 86%. Vabbè, quelle nuove le potremmo anche mettere. Possiamo modificarla magari andando a fare... Obiettivo ritmo attuale, se mettiamo il ritmo più... tenace, vedete che le consuma prima. E io onestamente andrei quasi a fare già predisporre un ritmo un po' più tenace. Magari ci fermiamo un giro prima. Ritmo bello sostenuto pure qua. E ritmo sostenuto anche qua. Facciamo questa strategia. Aggiorna strategia C. Ok. E questo è il ritmo. In realtà dovrebbe già partire con questo ritmo di suo, eh. Qua arriva con le gomme, in linea teorica sta barra dovrebbe essere limite tipo fermate. E mescole, vabbè mettiamo le soft, ok al 100% quindi in realtà le cambia. Per Zoo, come lo vogliamo gestire Zoo? Ce la fa una soft e una dura qualora volessimo fare un qualcosa di clamorosamente strano? Allora, aggiungi nuovo stint. Qualora li mettessi le soft.
Con il ritmo però così, perché se già andiamo a spingere di più. Qua può spingere di più neanche. Meno che non facciamo dure e medie con un PT in meno. Si potrebbe anche azzardare. La media, lo fermiamo un po' prima. Li facciamo spingere con le medie e spingere con le dure. Proviamo. Crea strategia D. Partirà veramente poco aggressivo, Però non è tipo... Ma non me l'ha salvata. Ah, no, dovresti valutare una strategia personalizzata per ciascun pilota. In questo modo potremo sfruttare le diverse... Sì, sì, no, non li faccio rientrare allo stesso genere, visto che zu che cazzo è strategia che io ho messo. Non credo sia ottimale quella per... Però va bene, 57 giri è preciso il carburante. Gliene metto un po' di più in realtà. Perché li facciamo spingere. Signori, pronti, azzardiamo, vediamo che ci esce. Sakhir, i riflettori sono tutti accesi. Pronti. Non la vedo benissimo, 57 però. Giri sul circuito internazionale del Bahrain. Questa gara sarà l'occasione di valutare le ambizioni di Valtteri Bottas. Oh, comunque per essere un titolo manageriale, visivamente non è affatto male. La strategia di gara potrebbe anche ottenere un buon risultato. Ma io ne dubito, ne dubito. Possiamo però andare. Ed eccoci qui al Gran Premio del Bahrain. Attenzione. Si spengono le luci e via, partiti. Si parte. Allora, signori, qua possiamo gestire il ritmo. Dove sta la freccina per gli pneumatici e per la benzina? E qua l'Hertz. La variazione del passo gara permette di gestire temperatura e usura delle gomme. Monitora costantemente le condizioni delle gomme. Giro dopo giro le gomme si deteriorano, perdendo aderenza e prestazioni. Questo può portare al danneggiamento degli pneumatici e al ritiro. Vabbè, all'inizio non partì a pressione però. Il passo dei piloti influenza direttamente i tempi sul giro e la temperatura delle gomme. L'esattamento della temperatura incrementa proporzionalmente l'usura dei pneumatici. Comandi di ritmo, selezione comandi di ritmo più adatti alla strategia di gara impostata. Se un pilota deve sorpassare un avversario o incrementare nel distacco da un'altra auto, indica di aumentare il passo. Se le gomme si stanno usurando troppo velocemente per la strategia in corso, può essere meglio guidare in modo più conservativo. Condizioni pneumatici, ok. Allora, ritmo... Vai aggressivo. Carburante. I carburante permettono di indicare ai piloti come gestire consumi. Vai. Stessa cosa, ok. Prove qualifiche nel corso della gara, consumo carburante, conservativo. Non perdere mai di vista il livello di carburante. Sì, se sì, non ti preoccupa. Secco, sarà costretta al ritiro. We can start to push a bit more. Spingi. Mo vuoi spingere. All'inizio devi spingere. Aggressivo pure tu. Tanto abbiamo più benzina, ho messo un po' di più. Per l'Hertz ha bisogno di un breve incremento di potenza, può regolare la modalità ERS e usare l'eventuale carica di batteria presente. All'inizio, energia, strategie, i piloti possono selezionare una strategia ERS per determinare la quantità di energia impiegata in ogni giro, tutte le possono accumulare un massimo di 2 MJ per giro. Aggressiva quando la batteria ha accumulato molta energia. Ok, ok. Esistono diversi comandi ERS. Alcuni usano energia per migliorare il passo gara, altri la accumulano per sfruttarla in seguito. Se un pilota si prepara a un duello e ha bisogno di maggiore potenza, per esempio per tentare un sorpasso o difendersi da un attacco, può indicargli di usare l'energia accumulata attraverso l'assistenza battaglia. Vai con l'assistenza battaglia allora per entrambi. Allora, Bottas è rimasto là. Joe uguale. Overtake, Bottas sta andando di una lentezza immane. Ma non riesce a stare neanche vicino alla Williams, Valtteri. Attenzione, qui vai, spingi Valtteri. Non la vedo benissimo.
Allora, in realtà, per quanto riguarda gli pneumatici, noi possiamo vedere anche qua la previsione, giusto? La strategia pianificata. Sì, in realtà abbiamo pianificato questo. Per gestire eventuali variazioni. Inoltre, puoi consultare i grafici per capire se l'usura delle gomme è quella prevista dalla squadra. Allora, in realtà avevo previsto di andare per monitorare i piloti, a ritmo aggressivo. Puoi modificare, ritoccare o stravolgere le tue strategie. Naturalmente dobbiamo stare comunque attenti, perché se gli pneumatici raggiungono una temperatura troppo alta, comunque non sono performanti come dovrebbero, eh. Anche se hai già programmato una strategia, dovrai comunque segnalare ai piloti quando... Ok. Pneumatici, mi fa vedere qualcosa? E le condizioni delle gomme. Ogni mescola ha un intervallo di temperatura ottimale che esalta le prestazioni delle gomme. Ok. Una gomma troppo calda si usurerà più velocemente, mentre una gomma troppo fredda garantirà scarsa aderenza, compromettendo i tempi sul giro. Controlla le condizioni, il rischio di danni e l'usura del gruppo propulsore da qui. I componenti aerodinamici subiscono danni di vario genere. È possibile sostituire alcune parti durante il weekend o perfino in gara, ma i danni più gravi possono portare al ritiro. Ok. Condizione, vabbè, sì, ce l'ha già detto. Guarda, oddio, non ci dice niente di più in realtà, però. Allora, come detto, la finestra è al... Che giro era quello? Precisamente. Strategia con due pit. Modifica strategia. Ah, ce l'abbiamo qua. No, quindi si può cambiare anche in corso d'opera, diciamo, in questo modo. Allora. Non la vedo per niente bene, eh. Soprattutto perché... Vedi qua i pneumatici rosso, quindi... Sono un po' caldini. Qua invece le dure... Ci mettono più a entrare in temperatura, quindi... Però per quanto siano un po' più aromentate... Qua dovremmo riuscire a vedere anche la condizione dei pneumatici. Sì, c'è Piastri che li sta consumando più di noi, tra l'altro. Bottas neanche troppo. Verstappen e Perez sono partiti con le medie. Ecco qua, attenzione Piastri, subito prova ad insinuarsi e riesce a superare sul dritto il nostro Valtteri Bottas, che adesso è penultimo. Grande sorpasso di Piastri sul dritto senza DRS. Adesso si può usare il DRS, che siamo al terzo giro, ma lì ancora non era utilizzabile, che stavamo finendo il secondo giro. Adesso l'obiettivo di Valtteri Bottas è quello di rimanere incollato al pilota della McLaren, almeno per poter sfruttare il DRS. DRS che può utilizzare anche la McLaren di Piastri, nel mentre lì dietro Zhou sta gigioneggiando un pochino, ma ci sta. Per quanto riguarda l'Hertz, noi gli abbiamo detto di neutro, cioè lo userà quando gli serve, immagino. Attenzione qui sul dritto, gli spariamo un po' di potenza. Vediamo se riesce, ma in velocità sappiamo che la nostra Alfa non è poi così tanto prepotente. Ora, se riesce a stare sempre vicino a Piastri, certo poi andremo un po' veloci anche così, perché sennò, signori, la gara non finisce più, sono 57 giri. Gomme troppo calde, quindi torniamo su standard, ma mettiamogli un po' di potenza sull'Hertz. We need to get these tires to last. Copy that. Andiamo Valtteri, che è molto vicino. È molto utile per avere un quadro completo della situazione della gara. Sì, ma non mi devi distrarre, signor, stiamo a fare cose. Guardalo Valtteri Bottas. La visuale dati ha un ruolo Vediamo chiave in gara. Permette di consultare nel dettaglio tutti i dati, inclusi i tempi sul giro di entrambi i piloti. Puoi consultare anche le classifiche aggiornate del Mondiale Piloti e del Mondiale Costruttori in base alla situazione attuale. Ah, figata. Inoltre, mostra i tempi sul giro e i parziali di tutti i piloti con un riepilogo delle condizioni delle gomme. Condizioni gomme è utile. Valtteri Bottas è all'86%, quindi comunque sta conservando le gomme meglio di Piastri. E comunque davanti a noi, attenzione perché si sta allontanando un po' troppo Valtteri.
Attenzione a non uscire dalla zona DRS, perché sennò siamo fregati. Stare accorti veramente. Cerchiamo di tenerlo vicino. Guarda, si riavvicina un pochino. Intanto le gomme che avevo messo standard, ma ancora non le ha raffreddate abbastanza. Vai Valtteri. Andiamo qui sul... Bottas è riuscito a superare Piastri. Andiamo a vedere. Questo era Valtteri Bottas. È nel mischione, gruppo selvaggio, con davanti la Williams di Sergeant. 18ª posizione. Grande. L'obiettivo era, cioè, già abbiamo in modo spavaldo una 14ª posizione in modo ignobile. Attenzione, perché Valtteri Bottas è comunque vicino alla Williams lì davanti, un pochino è inchiodato. Spero che non ci sia quel inchiodamento che c'era nello scorso anno durante... Guardalo, però è aggressivo, attenzione. Attenzione perché è aggressivo. Allora facciamogli recuperare, cioè neutro, l'Hertz. Aspettiamo magari qui, da qui possiamo rimettergli l'Hertz un po' più aggressivo. Per il momento scarta, guardalo lì, cerca di farsi spazio Valtteri Bottas. Grande Bottas, lo seguiamo un pochino di più di Zhou, che gli famo fare quello che gli pare, dai. E qui vai con potenza. Qua mi devi proprio spingere. Valtteri Bottas ci prova. Non riesce in staccata, forse. Prova... Ma perché non si sposta di lato e si inserisce all'interno? Vedi, rimane attaccato di lato. Boh, spostati. Spostati di più e supera, no? Che rimane attaccato al culo della macchina che non riesce a passare. Attenzione, la Williams resiste. L'Alfa in difficoltà. Ci prova all'interno e inchioda. Niente. Try. Ok, Valtteri, the race is not over. Ma perché, capo, ha rotto qualcosa? Oh, madonna, panico. No, ho sentito la gara, non è finita. Questo magari ha combinato un danno. Intanto Piastri in difficoltà, eh. Piastri in difficoltà. Allora, le gomme le stiamo tenendo. Le gomme le stiamo tenendo, ok. La benzina poi ci destreggiamo un po', magari. Vediamo Bottas che... Sì. Prova a riavvicinarsi con l'Hertz. Non siamo messi benissimo. Attenzione, prova ad allargarsi sul dritto. Ma anche la Williams riesce a usare il DRS. E quindi non riusciamo a sbloccarci. Davanti ci sono le due Alfa Tauri. Si è rifatto sotto anche Piastri. Vicinissimo Oscar. Allora, fatemi vedere un attimino se conviene. No, l'Hertz meglio che... Facciamo fare un po' di potenza in solitaria anche a... Auto check. Capì? Andiamo un po' avanti, attenzione con... Fermiamo magari sul dritto dove ci può stare qualcosa... Non ci può stare niente. L'Hertz, siamo un po' in difficoltà. Lo recuperiamo, ma... Magnussen, bloccaggio in curva 1, ma apparentemente non ci siamo persi niente. Fin qui tutto liscio. Andiamo là. Bloccaggio. Non ha potuto farci nulla. Ma rientra senza difficoltà. Sono veramente lontanissimi. Perez, giro più veloce, in prima posizione. Sainz terzo, poi le due Aston Martin e Leclerc, e poi le due Mercedes. E... Facciamogli spingere un altro pochino, va. Vediamolo Valtteri se riesce a schiodarsi. No.
proprio non ce la fa. Ma l'avevamo visto che a livello di potenza del motore non ce n'era granché. Quindi sul dritto si soffriva, ma riesce a tenere il ritmo. È un po' di accumulo, Zu. Io lo chiamo Zu, non so. Me ne ero dimenticato. È difficile tenere d'occhio tutte e due. Attenzione! Valtteri Bottas si insinua all'interno. Usa il DRS. Vediamo se riesce a mantenere la posizione. Grande Valtteri, adesso è vicinissimo. Questa era l'Alfa Romeo. Vabbè, l'abbiamo già visto in realtà, però. Grande all'esterno, bravissimo Valtteri. Adesso deve anche fare l'affondo però su De Vries. Qui non c'è Ricciardo, non so se sarà giunto direttamente poi quando andiamo in Ungheria, non so. Perché De Vries comunque ha le medie, se non vado errato. E di conseguenza possiamo azzardare, si potrebbe azzardare un assalto. Carburante adesso dobbiamo tornare su equilibrato. Poi se riusciamo magari a recuperarlo un pochino. Attenzione, lì staccata, ci prova. Valtteri Bottas si fa spazio, DRS sul dritto, ma comunque De Vries mantiene la posizione. Che è successo? Riscaldamento pneumatici. Vediamo un attimo su standard anche, okay, qui, no, vediamo però di non perderci. Io mi ricordo che l'anno scorso in Formula 1 Manager 2022 a volte anche con la strategia, cioè conservativa, non conservativa però normale, andavano più veloci e quando gli dicevi di spingere, quindi. Allora attenzione perché De Vries è quasi fuori dalla zona DRS di Tsunoda, almeno lì era fuori, adesso si è riappropinquiato in modo clamoroso. Allora qua andiamo sul neutro, le gomme qua vanno bene con la temperatura, tanto dobbiamo solo controllare eventualmente. Allora qua stiamo andando un po' di più, qua anche adesso che le sta conservando un po' di più, qua va bene perché ti fa vedere, vedete, questa è la previsione e la linea bianca è se combacia o meno. Vedi, se è un po' più su significa che il consumo è leggermente minore. Allora, Zu comunque ha 10 secondi. La strategia per un'auto viene creata una finestra box che indica il momento ideale per la sosta. L'ingegnere di gara ti avviserà all'approssimarsi del giro ottimale. E nel corso delle diverse fasi del weekend, gara inclusa, sfrutta le soste ai box per gestire e modificare l'assetto delle auto, oltre che per risolvere i problemi di danni e usura. Ricorda che la decisione di effettuare una sosta ai box dipende da te. La finestra box è solo un riferimento. Ok. L'uso delle gomme consuma gradualmente i battistrada. L'indice di usura è determinato da vari fattori come la miscola e il passo gara del pilota. Una gomma con temperatura elevata, inoltre, si userà più velocemente. Però, signora, noi al momento siamo in fase di finestra. Credo che questi siano i giri 1, 2, 3. Quindi, 18esimo giro. Siamo al 15esimo. La gomma è ancora buona. Quindi, dai un po' di spinta, Valtteri. Devi pushare. Per quanto riguarda il rientro, credo... L'anno scorso mi sa che quando dicevi di rientrare al tot giro, in automatico rientrava a quel giro. Poi tu potevi annullarlo o potevi farlo entrare prima. Però, di base... Comunque, vediamo un attimino se Bottas... riesce a fare qualcosa. Si sta allontanando un po', però, eh. Seguiamo anche i distacchi. Ah, Magnussen era rientrato, attenzione. Adesso è dietro al nostro Zu che si fa... Questo è il giro ottimale per la sosta ai box.
Nel corso di ogni gara dovrai rientrare ai box almeno una volta per cambiare le gomme. I pit stop richiedono molti secondi, quindi cerca di gestire l'usura delle gomme e programma le soste con la massima attenzione. Allora, apri opzioni box, sì. Qui puoi vedere tutte le mescole a disposizione durante il weekend. Quando effettui una modifica, valuta sia la mescola sia le condizioni della gomma selezionata. Se necessario, puoi rientrare ai box anche per sostituire l'alettone anteriore. Durante la gara, ridurre i tempi del pit stop è essenziale per conservare la posizione. Quello non dipende da me, però. Agisci con il giusto tempismo e potresti persino permettere al tuo pilota di guadagnare posizioni. Ovviamente può accadere di commettere errori che rischiano di prolungare le soste. Che ho la sensazione che... Conferma i box e vai all'attacco. Devi spingere. Questo è Zu che si è fatto fregare. Però cerca di star dietro a Magnussen. Fatti spingere da Magnussen. Passiamo alla Haas. È troppo invitante. Ma ci sta. Alle soft. Non so se è già rientrato perché era... aveva fatto quell'errore. Non ho capito. Grazie. Possiamo però vederlo anche da... Close the gap. Magnussen sì, ha fatto la sosta, ok. Allora, Bottas li sto facendo spingere per questa parte di giro che adesso andrà a rientrare ai box. Almeno le gomme le finisce. Non sono finite, per carità, però se riesce magari ad attaccare qualcuno, qualcosa. Qualcuno già rientra. Vediamo se rientrerà qualcun altro insieme a Valtteri Bottas. Apparentemente no. Seguiamolo il pit stop, signori. Cioè è entrato Albon e Hülkenberg sono entrati. Vediamo. Buona, buona. Sono velocissimi ma non hanno fatto errore. Passa anche Zu. Ah, è vero, quello era il premio. Bravissimi. Allora, qua invece andiamo con aggressivo. We need to start to protect these rear tires. E Zu non riesce a star dietro a Magnussen neanche lontanamente. Ha perso 5 secondi. Sta fatta perdere 5 secondi quando è due giri. Okay. Vediamo Bottas, attenzione che adesso ci saranno immagino altri pit. Bottas deve vedere se si riesce a riaccodare almeno a De Vries. Tsunoda proseguono. Piastri si ferma, dovremmo superarlo in linea teorica, anche abbondantemente. No, forse qualcosina ha guadagnato Bottas, perché prima non è così, non era così distante da... Allora, attenzione perché Zu è davanti a Bottas e se non mi ricordo male c'era... Fai passare... Discutere le strategie con i piloti è sempre una buona idea. Spiega loro come comportarsi nelle diverse situazioni che potrebbero verificarsi in pista, come la necessità di tentare un sorpasso. Questo garantisce un maggiore controllo sul comportamento dei piloti e permette di gestire ogni possibile rischio. Questo non l'avevo... Puoi impartire ordini in numerosi ambiti, per esempio chiedendo ai piloti di evitare l'aria sporca o di lasciare strada al compagno. Ok, ottimo. Allora, non ostacolare il compagno... Aria pulita magari per raffreddare il motore, i cordoli per evitare di consumare troppo gli pneumatici. Equilibrata, priorità al ritmo. Questo è... Penso che consuma più componentistica. Aggressività sorpasso. E la possiamo comunque mettere poi. Tanto chi cazzo vuole superare per ora. Allora, per quanto riguarda Bottas, andiamo anche a lui per quanto riguarda le tattiche. Aggressività sorpasso elevata. E poi vediamo.
Dobbiamo vedere quando ci ribecchiamo con gli altri. Seguiamo Bottas. Vediamo se tira un pochino anche Zu. Già perso. Allora, sta rientrando Debris. Ma scusa, ma è possibile che Sargent si sta fermando? Debris e Tsunoda? No, ancora no. Ma che gomme c'è? Ah, le medie. È vero, infatti l'avevamo detto che non riusciamo a superare. Vabbè, ci sta. Sainz, testa cuda in curva 8. Attenzione, così? Yeah, I did a mistake. Mamma mia, che rischi. Vabbè, non ci interessa la reazione della Ferrari. Noi pensiamo alla Alfa, che sta un attimino di difficoltà. Sargent, problemi, credo, al pit. Questa un'ora e mezza. E niente, signori, spingiamo un po'. Attenzione, box. D'accordo. Vabbè, andiamo a vedere Gasly. Intanto Tsunoda si è fermato. Questa è la curva 1. Qui si vede il bloccaggio. A quel punto, era già troppo tardi. Dritto per dritto. Intanto vediamo se riusciamo. Tsunoda e box. Superiamo Tsunoda con Bottas. Bene così. Si deve fermare anche Debris, ricordiamolo. Ora dietro di noi abbiamo, in teoria, Tsunoda, però. Ah, sì. No, quel rosso della cosa mi stava a fare. Vediamo, Tsunoda, abbiamo un secondo e 7. Vediamo quanto. Tsunoda si è avvicinato in zona DRS. E adesso ci va a sverniciare per forza. A meno che. Difesa costante, non vorrei rallentasse, però. Vabbè, tu difenditi, provati a difendere, Valtteri. Vediamo, tanto. Non è che ci abbiamo troppo da perdere, siamo sedicesimi. Su 18esimo, va bene. De Vries si ferma. E Bottas viene superato da. Vediamo cos'è successo. Vediamo il sorpasso e poi vediamo se riesce a tenere il ritmo. Vabbè, per forza, qua ci sta. Ecco l'apertura. Ci sta che venga superato sul dritto col DRS. Anche poteva difendersi un po' di più. E saluta. Anche perché ha le soft Tsunoda, quindi. Dobbiamo vedere se riusciamo adesso a stare al ritmo. Attenzione, in realtà, più che il ritmo, riesce addirittura quasi a superarlo. Seguiamo Bottas un attimino anche da qua, dai distacchi. Aia, un secondo, è salito il distacco di Bottas. No, non lo devi perdere. Sparaci un po' di benza da pro. Stando accorti, ma cercando di non perderlo. No, niente, l'ha perso. L'ha perso di brutto. No, ok. Non riusciamo a tenere il ritmo con l'Alfa Tauri. Con. Attenzione a De Vries, che comunque a 7 secondi e 4. De Vries ha montato anche lui le soft. Su si sta difendendo. Vediamo, avevamo messo difesa, eh. No, in realtà no. Le gomme sta andando bene. Quindi in realtà potrebbe anche azzardarci un attaccone da panico. Adesso probabilmente sarà sverniciato. Però siamo sulla singola sosta, eh. Possiamo giocare anche sul fatto che siamo sulla singola sosta. Cioè giochiamo sul fatto che siamo.
Sono troppo calde, ma che... Viene, puoi fare riposare un pochino, dai. Per poco, però, dove sta Bottas? Attenzione, Gasly! Con poco spazio di manovra. No. Incidente più auto, è scritto qui Gasly. È dove le auto si toccano. C'era il potenziale per un vero e proprio disastro, vista la dinamica. A coglione! Ma pure tamponato! E noi siamo rimasti lì come degli imbecilli. E non è che la squadra possa farci molto. Ma come penalità di tempo zu? Incidente causato. Che hanno fatto le gomme? Le bucate? Spegnora un attimo. Zu. Sta qua, ok, c'è un po' di tempo per capire che cazzo è successo. Sì, ha bucato la gomma, ha bucato la gomma. Rientra parecchio prima. Hai rotto pure qualcosa? Vabbè, penalità di tempo. Non credo abbia rotto l'alettone. Telaio, alettone posteriore e sospensioni. Rivediamo, sì, ma vedi che è sergente il coglione. Logan Sargent. Niente ancora. I freni non ce l'hanno fatta. E l'auto ha fatto di testa propria. Ma poi perché la penalità a Zuma? Ma ha tamponato lui. Ma di che stiamo a parlare? Riusciamo a vedere la gomma bucata? Anche col... Ma guarda la lettone! È proprio sfonnato. Come cazzo? Perché mi ha tamponato quel coglione. Vabbè, l'abbiamo visto Piastri piantato. Vabbè, pensiamo a Bottas. Questo è come l'anno scorso, signore. Pure l'anno scorso abbiamo fatto Alfa Romeo. Bottas lo seguivamo. Zui, facevi fare quello che te pare. Tanto l'unica cosa che faceva era spaccarti i pezzi di ricambio. Non è che fa altro. Quindi... Ma che push, una push ad un onda. Ora raccontaci tutto, grazie. Tutti fuori all'Alfa Romeo. Aspetta, la posteriore destra non è fissata bene. Ah, ma si era bloccato il gioco. Ho detto che cazzo stanno a fare. Un 2-3 stelle. Vabbè, non è che... Va bene così, seguiamo Bottas. Azu, che cazzo vuoi fare? Fagli fare quello che gli pare. Ma è aggressivo. Fa come te pare, Zu, tanto. Ultimo sei. E ultimo rimani. 6 secondi da Sargent. Seguiamo Bottas che pian piano sta perdendo un po' di terreno su De Vries. Bel po' di terreno su De Vries in realtà. Però De Vries ha le soft. E De Vries broccaggio in curva 8. Questo è successo alla curva 8. Ed è giusto così. Pensa che ci stiamo fomentando per una sedicesima posizione di Valtteri Bottas. Incredibile, incredibile quest'alfa. Grandi emozioni. Allora, cosa possiamo fare? Niente, perché tanto Tsunoda non lo vedremo mai neanche col binocolo. Dobbiamo portare a casa il 16° posto, signori. Questo è Hulkenberg, problema ai box. Bottas è vicino a Kevin Magnussen, che credo abbia fatto un'altra sosta. Sì, la seconda sosta è l'ultima per lui. Vabbè, però comunque ci possiamo fatirà.
riusciamo a stare sotto il secondo, ma non credo. A questo punto. No, stiamo riallontanando. Non ce la fa proprio sta Alfa, eh. Magnussen, traiettoria larga, ma comunque stava già tanto avanti da... Allora, lui mi avvisa quando dobbiamo fare il pit, quindi... Leggere. Vabbè, lasciamo così tanto. Ma le gomme calde, tanto mo devi rientrare. Mo ci stanno pure a doppia, figurati. Ottimale sarebbe adesso. In linea teorica ti dovrebbe mettere la pausa. Però non è detto. Vediamo se ce lo... No, più che altro per saperlo io. Se mi avvisa per tempo lui e mi blocca, o se me la perdo ma attacco. Vediamo. Se me la perdo ma attacco. Allora, siamo giusti, no? Andando a mettere soft. Box, box. Ok, box, box. Vediamo, signori. Speriamo che non facciano cappellate. E poi tiriamo fino alla fine. No, peggio di prima. Zu non... Il problema di Zu è dato dal fatto che abbiamo un telaio rotto, la posteriore rotta e la sospensione rotta, quindi è componentistica da dover ricostruire. Bottas a De Vries nelle chiappe. E... quindi ci giri alla fine. Teniamo d'occhio. Sono da problema ai box. De Vries non ci sta superando. Difesa costante ce l'abbiamo già attivata. Bravo. Dobbiamo tenerci la sesta posizione. La sesta magari. La sedicesima. Vediamo là dai distacchi se riusciamo a tenere dietro De Vries. Non c'è problema in box, non ci interessa, tanto sono tutti i problemi comunque veloci. Attenzione, De Vries però si è allontanato parecchio. Non so se questo è un... ci sta doppiando... non so se è Stroll o Alonso. Quindi il doppiaggio ci ha aiutato e noi abbiamo rallentato per farci riprendere da De Vries naturalmente. Ecco qua, ci ha fregato. Ma Ian Bottas. Qui ci apprestiamo alla curva 3. Decide di provarci. Guarda come si è fatto superare. Madonna santa, Bottas, sei un salame, peggio di Zu. No, non è vero. O se non ci riprovi ti spezzo le mani, eh. Allora, qua già ci abbiamo elevata per quanto riguarda l'aggressività. Benzina sta ma spigne, infatti dobbiamo toglierlo. Teniamoci l'Hertz, dobbiamo valutare la situazione. Perché non è che possiamo spingerlo troppo. Se riusciamo però a stare entro il secondo, per forza. Facciamoci spingere un po' da De Vries. Dobbiamo scendere un attimino con le gomme, perché sennò non ce la facciamo. Andiamo. Attenzione, sorpasso e controsorpasso, quindi non ci farà vedere niente, credo. È così che è andata. Sì. Ok, siamo alla curva 5. Riuscirà Bottas a ci prova col DRS, ma ha il DRS anche De Vries che... Meno male che ho messo grande difesa, eh. Complimenti, complimenti. Questa sì che è una difesa, Bottas. Collatissimo, Walter.
attimo, là macinano giri veloci. Allora, in realtà, se proviamo a far fare il giro veloce a Zu, secondo me mai potrebbe fare un giro veloce a Zu. Per gli sponsor, dico. Tanto ultimo per ultimo. Non. Allora, il punto per il giro veloce naturalmente non te lo dà, però te lo conta il giro veloce se lo fai. Inteso. Non ti dà punti, ma comunque può farlo? Io non credo, ma potremmo dirgli di provarci. Vediamo. Se Bottas però non si fa fregare da. Si è fatto fregare. Non c'è proprio il ritmo. Ma per. Wow, De Vries si sta a spingere dall'Aston Martin, che l'ha doppiato, ma lui giustamente sfrutta il DRS e la scia. Bottas, wow, già si è preso 2 secondi. Qua vattene a fanculo, Bottas. Scendi sotto il secondo, biondo. E mo spingi. Fa squaglia le ste gomme, fa quello che ti pare. Fa pure una cosa, spingi un attimino pure questo. Che è successo? Avvicinando. Riscaldamento pneumatico, vabbè, per zoom. Bottas, grande così. Mo continua a spingere con l'Hertz, poi vediamo. L'opportunità c'è tutta. Oh, meno male. Mo te ne devi andare però, mo devi fuggire per non farti fregare. Terza. Devo mettere neutro. Se riusciamo a farci tirare dalla Aston Martin lì davanti. Oh. Non credo proprio. Più che altro Zucco. No, giro veloce no, c'è la macchina rotta. Che cazzo fai il giro veloce? Ce la fa resiste Bottas, no? Quello di prima, all'ultimo giro. Guarda che ce l'ha provato, è stato un tacco punta per un attimo. Vai, De Vries, stai calmo. Non mi fa emozionare Bottas. Verstappen ultimo giro, ma lo deve finire l'ultimo giro Verstappen. Noi mi sa che comunque qua passiamo senza. Attenzione. Resisti, resisti, resisti. No, no, no. Grande, grande. Tutta potenza adesso. Might push, might push. Attenzione, Nick De Vries lì dietro. Terry Bottas sta spingendo a più non posso. Sente la pressione nel casco. Controlliamo. De Vries lì dietro. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Sei qui sul rettilineo, resisti. Over the line. Clamoroso risultato, 16ª posizione, ultima posizione per le due Alfa Romeo. Sarà una durissima stagione, signori, una durissima stagione. Grande, grande sofferenza per la Fina, che a Tilio gli toccherà cercare di far qualcosa. Non la vedo molto bene, non la vedo molto bene. Vabbè, facciamo arrivare pure gli altri. È stata una giornata da dimenticare per Joe Guanyu. È stata una gara. Sì, ma è Sorgian che mi ha spaccato la macchina, diciamo. Senza punti. Ci saremmo aspettati altro, a dire il vero. I punti non li vedremo mai nella vita. Un altro podio ai suoi numeri record.
È la sua prima vittoria stagionale dopo una prestazione da ricordare. La prima gara. Almeno se riusciva a fare la seconda nella prima gara era difficile. Si chiude così, in grande stile, questo Gran Premio del Bahrain. Ok, ok. Molto bene, signori, molto bene. Non per noi, ma per gli altri molto bene. Allora, finisce così il Gran Premio del Bahrain con tante difficoltà per la nostra... Che faster pit stop. Dove siamo? Anche ultimi qui. Vabbè, tanto per avere insomma, qualche soddisfazione. Allora, in prove 13esimo, poi 18esimo, poi 16esimo. 20-20-20. C'è da dire che Zhou almeno è costante. Non si può dire questo. Vabbè. Signori, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Formula 1 Manager. Riprenderemo al prossimo, mo vediamo come organizzarci per quanto riguarda gli episodi, perché anche la gara la prima è durata tanto, ce la siamo seguita un po' tutta, poi magari skipperemo più cose, taglierò di più, non lo so, mo vediamo. Comunque voi fatemi sapere la vostra, mi raccomando come sempre lasciate like, condividete e commentate per farmi sapere la vostra, e i video naturalmente, vedendo come sono abbastanza lunghetti, anche il tempo che ci vuole per fare gare, prove e quant'altro, calcolate che arrivano con calma, con un po' di circospezione. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.